Con questo nuovo tema infernale ce ne andiamo subito nello shop a shoppare Draco. Classica offerta da 23 euro che poi presenta tutta un'altra serie di cose che bisogna andare a riscattare giorno dopo giorno, compresa anche poi la skin. Draco Cavaliere Oscuro, che è davvero molto molto bella. Più che altro mi intriga il drago con questa colorazione. Bello anche così classico verde, eh? Però poi così è veramente cattivo. Non vedo l'ora poi di andarla a sbloccare. Prima di andare a shoppare però, come al solito, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato, nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Ogni settimana scade, quindi poi lo dovete reinserire. Grazie però di cuore a chi lo farà, è fondamentale appunto per supportarmi, anche in tutti gli altri giochi Supercell. Lasciate un bel mi piace per supportare i video shop, ma soprattutto raga, vi chiedo 3000 like, mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace per il gioco per un'ora con Draco, il nuovo brawler leggendario appunto, quindi mi raccomando ragazzuoli, un bel mi piace per il gioco per un'ora. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi contenuti, anche perché lo sapete è stato lanciato globalmente Squadbusters, ci stiamo facendo anche dei video, probabilmente uscirà un video extra proprio questa sera o nel tardo pomeriggio e anche nei prossimi giorni, oltre che ovviamente quelli di Brawl. Ok ragazzi, eccolo qui, nuovo brawler leggendario Draco, è un tank, lo abbiamo già visto nell'app sviluppatori, l'abbiamo provato un po' in anteprima, è l'11° brawler leggendario. Draco infiamma gli animi del pubblico dei suoi concerti rock, grazie ai suoi assoli di chitarra elettrica elettrizzanti e al suo drago gonfiabile sputafuoco, che cavalca quando vuole far volare i suoi fan in alto con la sua fantasia e causare più danni del solito. Ok, perfetto, va benissimo. Dobbiamo tornare poi ai prossimi giorni per riscattare tutte le altre cosettine dell'offerta. Offertina con l'oro, attenzione. Allora, quella da 9,99€ non mi intrigava. Questo che c'ha solo l'oro mi intriga e come. Ma in realtà anche questo, perché anche se mi dai punti energia, di cui non me ne frega assolutamente nulla, ci dà però anche parecchio oro perché ha un valore per 5. Detto questo ragazzi, ovviamente Draco lo andiamo immediatamente a maxare. È l'80° brawler, cifra tonda. Lo so, Ash è stato perlomeno per ora bannato, bloccato, insomma è stato reso non disponibile per via di un bug o problemi, ma noi appunto oggi ci interessa solo e soltanto il buon Draco, che adesso non trovo. Eccolo qua, perfetto. Allora, andiamolo ovviamente a maxare, ci andiamo chiaramente anche a sbloccare tutti i gadget, equipaggiamenti, abilità stellari vari. Non so perché ho parlato al maschile. Comunque, il primo gadget, regolatore degli alti. L'attacco successivo all'attivazione del gadget fa anche volare in aria i nemici colpiti per un breve periodo. Lo abbiamo già visto sempre l'app sviluppatori, molto particolare questo gadget. Poi c'è salvavita, attenzione. La salute di Draco non può mai scendere sotto un punto salute per 2 secondi. Quindi praticamente per 2 secondi è letteralmente immortale. Molto interessante anche questo. Poi vabbè, gli equipaggiamenti ragazzi li conosciamo tutti. Non ha equipaggiamenti mitici o comunque particolari o peculiari del brawler. Di conseguenza è inutile che stiamo qui a parlarne. Li shoppiamo ovviamente tutti e 6, ma poi passiamo direttamente oltre alle abilità stellari. Eccole qui. Vulnerabilità. Prima abilità stellare. Ogni 5 secondi l'attacco di Draco successivo rende vulnerabili i nemici colpiti, che riceveranno il 35% di danni in più per 5 secondi. 5 secondi ragazzi non sono pochi per niente. Quindi è davvero molto interessante rendere vulnerabile un avversario per il 35% in più per 5 secondi. Soprattutto perché è un tank, quindi si presuppone che tu sei vicino all'avversario e lo continui a pushare. Sminuzzamento. Dopo aver attivato l'assolo del drago, quindi penso la ulti se non ricordo male, Draco ripristinerà anche 2750 punti salute. Anche questo è abbastanza interessante, però gioca solo sulla ulti, quindi da capire quale può essere più interessante. Giustamente non abbiamo letto le statistiche base ed è per quello che non avevo letto che l'assolo del drago è appunto la super, ma ci abbiamo azzeccato. Comunque salute 11.000, velocità di movimento normale. La particolarità, questo brawler ricarica la super con i danni ricevuti, come un po' tutti i tank. Attacco, dolore lancinante. Draco fa un affondo in avanti con la lancia, trafiggendo i nemici davanti a sé, causando loro dei danni, che sono maggiori alla distanza massima dell'attacco. Quindi sostanzialmente più l'avversario è lontano alla portata massima dell'attacco, più farà danni. Danni 1400, portata normale, i danni alla massima distanza 2008, mi stavo dicendo poco fa, e la velocità di ricarica è molto rapida, un po' come tutti i tank. La super, assolo del drago.
Draco sale in groppa al suo drago, sputa fuoco, migliorando così la sua velocità di movimento e la resistenza agli attacchi dei nemici, da cui subisce meno danni. Danni al secondo 2560, leggermente di meno rispetto ai danni alla massima distanza dell'attacco normale. Portata normale, velocità di movimento più 20%, mentre a riduzione dei danni più 25%. Molto, molto interessante. Allora, io direi di provare salvavita, perché adesso giocheremo un attimino in sopravvivenza, e sminuzzamento più che altro. Trovare in sopravvivenza in solo. Ovviamente, raga, non sono un pro, non sono uno stratega, bellissima scherma di caricamento, non sono un mega stratega di Brawl Stars, quindi non so effettivamente in che modalità possa rendere di più. Ovviamente per quanto riguarda le mappe, credo quelle mappe un po' più strette che permettano ai tank di lavorare meglio. Allora, effettivamente 1400 è poco. L'attacco è abbastanza... me lo ricordavo più stretto. Effettivamente... se, allora, mi dovevo informare un attimino di più, però se non ricordo male, avevo letto che Draco stesso era stato potenziato prima del rilascio. In che senso? Ovviamente Supercell lavora sui brawler molto prima di rilasciarli. Voglio dire, addirittura noi Draco, ragazzi, l'abbiamo potuto provare nell'app sviluppatori più di un mese fa, praticamente. Ormai quasi due mesi fa. Comunque sì, è una partita di bot, quindi chi se ne frega. Ed è stato potenziato rispetto all'ultima volta che l'abbiamo provato. E mi sa che proprio l'attacco l'hanno un attimino aumentato. Non lo so, comunque diventiamo... mamma mia raga, è fighissimo, eh. Ma è fighissimo, è tipo Ambra. Questo attacco è tipo Ambra, ragazzi. È tipo Ambra, ma un po' più corto, ma un po' più largo. E soprattutto fatto da un tank che può fare tutta la differenza nel mondo. Forse Dominio da trasformato, ragazzi, potrebbe essere un ottimo brawler da Dominio. Però non so se... ah sì, ci sta. Però non è proprio la sua mappa, secondo me. Proviamolo. E proviamolo con la velocità nei cespugli. Capiamo. Ovviamente, ragazzi, spero di non beccarmi tutte le lobby di bot, perché solitamente le prime partite con i brawler nuovi sono sempre piene di bot, o comunque partite un po' particolari, diciamo così. Mi sa che sto dei bot. Sì. Ok, perfetto. Tra l'altro siamo tre tank noi. Va bene. Ci avrebbero spaccato se fosse stata una partita normale, perché loro hanno pure Shelly, c'è pure Angelo. Va bene. Allora. Che poi vabbè, in sta mappa ogni volta sopravvaluto i cespugli, ma non è che siano così tanto lunghi, eh. Vabbè. E il brawler, raga, sembra molto interessante. Era un po' di tempo che non mi gasavo così tanto per un brawler leggendario, vi devo dire la verità. No, in realtà per un brawler in generale, non tanto per un brawler leggendario, scusate. Per un nuovo brawler in generale. Alcuni dei nuovi brawler sono stati molto interessanti, tipo Angelo stesso, che ha una meccanica un po' particolare. Melody, ragazzi, bellissimo, uno dei miei brawler preferiti da utilizzare, soprattutto in football. Però se devo dire la verità, a livello di concept, questo qui, che è un drago, letteralmente cavalca un drago, eccetera, è fighissimo. Era tanto che secondo me non facevano un brawler così figo, tra virgolette. Quindi sono contento da sto punto di vista. Infatti non vedo l'ora di fare il gioco per un'ora, così lo scaliamo immediatamente e ci possiamo fare cose più interessanti. Tra l'altro siamo oltre 10 vittorie di fila, quindi praticamente stiamo facendo un botto di trofei. Spero di beccarmi una lobby normale. Ah no, però raga, aspettate, togliamo gli equipaggiamenti, perché tanto questo qua abbiamo visto che è inutile. Non so perché, raga, ma in questa mappa di dominio mi immagino sempre la parte destra tutta piena di cespugli. Invece no, è solo una piccola striscia, diciamo così. Allora, mi ripulsa di nuovo di bot. Mannaggia la miseria, ragazzi, tutti così i video dei nuovi brawler. Che di nuovo Doug, che è Giovanni, che è quello di prima? Non lo so, però sta facendo la stessa cosa che ha fatto Doug prima? No, chi si era fermato prima di qua? Oh, vabbè, manco me lo ricordo. Non sto neanche provando i gadget, raga, perché è letteralmente inutile. La cosa buona, ragazzi, è che se avete notato, ecco, l'attacco è tipo quello di Nita. Cioè, non è che si ferma al primo avversario che hittate. Cioè, se stanno in fila gli avversari, li hitta tutti e due. Questa è una roba molto interessante, eh. Per lo meno mi è sembrato sia così. Mi è sembrato essere così. Allora, aspettate. Vorrei tanto metterli un attimino in fila per vedere se effettivamente è così, raga. Ovviamente poi l'attacco in Nita è molto più lungo, Molto più lungo. Sì, però sì, dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. Ah, vediamo se mette la torretta davanti a lei. Non proprio davanti a lei. Sì, vedete, l'ho hittate tutte e due, raga. L'ho hittate tutte e due, quindi sì, confermato. Confermato, ragazzi. Gadget ancora praticamente mai utilizzato. Anche l'abilità stellare, voglio dire, non è che l'abbiamo apprezzata così tanto. O meglio, sì, ti carica la vita,
comoda, però diciamo che in partite coi bot non ci fai neanche quasi caso. E niente, mi sesto di nuovo dei bot. Dai, pazzesco ragazzi, ma è la volta in cui mi sta facendo beccare più bot in assoluto all'inizio della shoppata di un brawler. Cioè, le altre volte, raga, almeno già tipo la seconda... Oddio, terza, quarta partita mi faceva beccare dei veri player. Stavolta no. Vedete? Più 2750. Non è poco, eh. Non è poco. Cioè, comunque anche abbastanza forte come brawler. Mi sembra molto, molto forte, ragazzi, come brawler. Allora, ritrasformiamoci. Allora, un attimo. Prendete, ragazzi, con la ulti si ricarica la ulti. E quindi poi ti puoi ritrasformare, cioè, quanto te pare, praticamente. Cioè, è incredibile. È veramente incredibile. Cioè, ho ricaricato di nuovo la ulti, ragazzi. Quindi, veramente, mi posso ritrasformare. Vabbè, siamo contro i bot. Vabbè, ripeto, ragazzi, cioè, quello... Ha usato il gadget, ma non è servito, praticamente. Che non sarei morto. Ora forse sì. Più 2750. Beh, forte è forte, ragazzi, eh. Forte è forte. Ma in sta partita che ci abbiamo avuto dei bot che ci hanno pushato un po' di più, l'abbiamo provato un po' meglio e mi è sembrato abbastanza forte. Star droppino epico, 200 monete vanno benissimo. Ok, ok, forse questa è una partita normale, però non hanno le skin. Ok, sì, 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 è semplicemente non hanno le skin. Porca miseria. Cioè, sono passato dai bot a quello che è arrivato a leggenda, perfetto. Ragazzi, io... Cioè, nel senso, io devo andare lì. Ok, 2000 ore, mamma mia raga. Ha avuto il gadget sprecato in realtà. Pensavo il DAG mi pushasse più aggressive. Ok. Ok. Mamma mia ragazzi. Ok, benissimo raga. Gadget utilizzato alla perfezione. Tanta tanta roba ragazzi. Tanta tanta roba, raga, il gadget, eh. Mamma mia, ragazzi, il gadget. Di nuovo l'ho riutilizzato, ma non è servito a nulla perché in realtà il ringhio mi ha dato una mano. Non pensavo facesse in tempo a darmi una mano in quel modo. Invece ce l'ha fatta, raga. Mini gadget, eh. Però, raga, anche per il gadget, cioè, tu prendi, puoi entrare lì nel dominio e fare... Oh, mio Dio. Poi la ulti, ragazzi, è utile anche semplicemente per ricaricare la vita, eh. Cioè, è utile anche per quello. Devastante, ragazzi. Davvero, davvero, davvero devastante. Incredibile. Siamo stati anche migliori. Abbiamo fatto un botto di danni. Abbiamo gestito tranquillamente quella parte destra della mappa. Favoriti. Cioè, ovviamente l'abbiamo già portato quasi a 100 trofei. E devo ancora fare il gioco per un'ora. Quindi mi sa che con Draco, se continua a giocare così, scaleremo parecchio. Allora, detto questo, ragazzi, che io non ce lo vedo, soprattutto in una mappa così aperta. Annientamento in una mappa così aperta non ce lo vedo. Porca miseria, ragazzi. Il problema è che il video del gioco per un'ora probabilmente lo registrerò lo stesso giorno in cui sto registrando sto video, ovvero oggi che è uscito il brawler. Devo dire la verità, le mappe non mi fanno impazzire. Cioè, l'unica veramente buona è appunto dominio, ma non è mi va di fare un'ora di dominio. Anche football può essere interessante. Farò tipo sopravvivenza, football, dominio, sopravvivenza, football, dominio. Volevo fare anche a Raffa, ma ripeto, quella mappa è un po' complicata per il nostro Draco, eh. È un po' complicata. Draco anche di là, con Feng e Lili. Però non è maxato, eh. È leggende lui, però non è maxato. Allora, attenzione, eh. Qua il buon Feng. 2008 però, mamma mia ragazzi. Quel 2008 è devastante. Cioè, paradossalmente, con un brawler come Draco, in alcune situazioni, anche se non hai un tank, però hai un buon brawler che fa tanti danni, ti conviene pusharlo a tu per tu, eh. Paradossalmente, ragazzi, ha già usato due gadget il Feng, praticamente. Mamma mia, regata, trasformato è devastante, eh. No, sta mappa è tanta roba per lui. Sta mappa è veramente tanta roba per lui. Ok, c'ho il gadget, raga. Non è servito in realtà. Mi sono riuscito a trasformare e l'ho anche ucciso. Il gadget è difficile da sfruttare, è molto difficile da sfruttare, ragazzi. Particolarmente difficile. Però, come avete visto prima, se azzeccate un attimino il tempismo è devastante, raga. Cioè, veramente devastante. Ah, mi sono ritrasformato. Dai, dai, Chuck, portala dentro. Ok. Va bene, però ho sprecato l'ultimo gadget, a meno che non ha l'equipaggiamento dell'extra gadget, il Feng. Molto bene, ragazzi.
Molto bene. Molto bene, ragazzi. Come abbiamo gestito il Feng in tranquillità. Come abbiamo gestito il Feng in tranquillità, raga. Basta? Bro. Dai, bro. Mannaggia la miseria, niente. Va bene. La cosa importante è che abbiamo vinto. Un po' di trigger quella fine, ma abbiamo vinto. Siamo stati di nuovo i migliori, ragazzi. Dominio totale, ottimo brawler. Da capire, ovviamente, contro avversari un po' più forti. Qui abbiamo beccato delle lobby... Oddio, contro leggende in realtà, però non mi sono sembrate delle lobby così particolarmente ostiche, diciamo così. Però il brawler mi sembra molto forte, eh. Cioè, è probabile che ho avuto questa sensazione semplicemente perché il brawler è davvero forte. Capiamo. Capiamolo insieme. Fatemi sapere la vostra sotto in un commento. Vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. Fondamentale per supportarmi. Ogni settimana scade un ipo, lo dovete reinserire. Anche tutti gli altri giochi Supercell. Lasciate un bel mi piace per supportare il video e per avere il video dove gioco per un'ora col buon Draco. Per me tutto, ci troviamo dopo probabilmente con un video di Squad Busters o comunque nei prossimi giorni qui sul mio canale tra Brawl e Squad, in questi giorni caldissimi per questi due giochi. Ciao ragazzuoli!